Due anni dopo la tragica e inaspettata conclusione della prima stagione di Invincible, ecco arrivare i nuovi episodi della trasposizione seriale dell'omonimo fumetto di Robert Kirkman, considerato tra i più imperdibili e riusciti in ambito supereroistico e che merita anche un posto nell'Olimpo delle destrutturazioni migliori e più complesse mai operate con i super. E non tanto per un ribaltamento concettuale e morale degli eroi o del mondo in cui agiscono, quanto per essere riuscito a rendere insieme umani e straordinari vizi e virtù di questi personaggi, raccontandoli nella loro tonalità e sfruttando ogni potenziale possibile anche grazie al consistente apporto della fantascienza. E proprio come nel fumetto, la seconda stagione di Invincible porta avanti questa missione, si apre alle conseguenze delle azioni di Omni-Man e al multiverso, ma senza ovviamente dimenticare sarcasmo, violenza e ironia. Curata direttamente dai creatori del fumetto originale Robert Kirkman e Ryan Otley, Invincible è quindi l'adattamento quasi tavola per tavola dell'opera principale. Certo, cambia leggermente il character design curato in animazione da Nate Bellegarde e Dou Hong, ma lo stile è pressoché identico essendo prodotta direttamente da Skybound e Image Comics. E questo per dire che di fatto Invincible è una delle trasposizioni più importanti e fedeli di un fumetto americano, con poche libertà creative eccezion fatta di qualcuna nel montaggio e in tutto e per tutto legata al lavoro originale. La seconda stagione riparte infatti dal punto esatto in cui avevamo lasciato Mark Grayson nel 2021. Con la scioccante rivelazione sul padre, Nolan Grayson, meglio conosciuto come Omni-Man, che in realtà è un vitromita inviato sulla Terra per conquistarla e prepararla all'invasione del suo popolo, è una profonda questione identitaria di cui venire a capo. In questo senso, i primi 10 minuti di Invincible 2 sono a dir poco spiazzanti. Assistiamo infatti a un combattimento tra Invincible e Immortal, solo che il primo è passato dalla parte di Omni-Man e insieme al padre ha conquistato la Terra, spingendo così alcuni superstiti nel sottosuolo delle grandi metropoli per riorganizzarsi e lottare contro gli invasori vitrumiti. Si tratta però solo di una dimensione alternativa che apre al multiverso di Invincible e a nuovi e curiosi nemici, perché nella realtà che interessa a noi Mark soffre profondamente il tradimento del padre e desidera fare di tutto in quanto invincibile per dimostrare di non essere come lui, di essere un vero supereroe sconfiggendo quanti più nemici possibile e salvando tutte le vite che è in grado di salvare. Nel privato lo aspetta il college e una relazione amorosa che procede a gonfie vele, ma sembra non essere del tutto capace di coniugare in modo bilanciato le sue due esistenze. Rispetto alla madre, definita da Nolan come un cagnolino da amare dopo 20 anni di matrimonio, è sicuramente più composto. Lei infatti è distrutta, sconvolta e furiosa. Non crede ancora alla sconcertante verità sul marito, ma prova comunque ad andare avanti. Nel frattempo vengono prese importanti decisioni ai piani alti della Global Defense Agency guidata da Cecil Steadman. Le fila dei Guardiani del Globo vengono infatti rimpolpate e ristrutturate con un nuovo leader, una nuova direzione e un'aggiunta a prova di proiettile. E tutto questo nel mentre della ricostruzione di Chicago distrutta dallo scontro tra Invincible e Omni-Man. Come i fan del fumetto di Kirkman sanno perfettamente, in Invincible c'è un prima e un dopo. E il passaggio essenziale è proprio la rivelazione su Omni-Man, le cui conseguenze dirette in termini d'azione e risvolti narrativi arriveranno molto presto. In questi due primi episodi della seconda stagione assistiamo però anche a un lungo momento di transizione tra le due fasi e quindi a un moto di assestamento della nuova struttura pronta a farsi carico del successivo e gravoso peso del racconto. Buoni episodi ben calibrati tra sequenze di combattimento e l'introspezione psicologica dei protagonisti, peraltro consapevoli del cambiamento in atto e di una ripartenza fisiologicamente sottotono rispetto all'apice raggiunto 2 anni prima. Nel primo episodio si guarda in particolare alla lunga distanza, si anticipano i villain fondamentali, si parla di multiverso e si forma la nuova squadra dei Guardiani. Il secondo invece, proprio come il fumetto, è già più lassista in termini narrativi e gioca con alcune conseguenze delle azioni passate di Omni-Man, e in contesto più precisamente con l'omicidio del pesce antropomorfo supereroe Atlantideo e la terribile eredità di Mark in quanto figlio di Nolan che accetta e combatte. In tutto questo l'animazione soffre ancora di piccoli problemi di fluidità comunque legati allo stile scelto dalla produzione, incapace di nobilitare al meglio l'espressività dei personaggi e rea di abbassare drasticamente la qualità visiva quando le sequenze mancano di azione, distruzione, dettagli e movimento. Poco male comunque, è un difetto insito nelle scelte creative e Invincible è formalmente piacevole quando c'è azione, lasciando quindi alle parti dialogate e di confronto la bellezza della scrittura e l'incisività delle emozioni.
Impossibile inoltre non citare il ritorno alle solite mirabolanti battute di Mark durante gli scontri, quelle che poi lo avvicinano ancora di più a Peter Parker insieme ai suoi problemi adolescenziali. Insomma, Invincible è un ritorno atteso e finora gradito su Amazon Prime Video. E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo la seconda stagione di Invincible? Fatecelo sapere nei commenti!